Le eccellenze italiane sono state protagoniste del primo appuntamento dell'ottava edizione dei Le Fonti Awards, venerdì 9 marzo. La cerimonia di premiazione si colloca a conclusione di una giornata dal nome Le Fonti Night and Day, dedicata interamente alla crescita. Studi legali e imprese, M&A e tax l'hanno fatta da padrone. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, rifinizione delle pelli, il premio viene assegnato a Gemata, è un'altra grande eccellenza italiana in costante crescita, in grado di coniugare innovazione ma anche alta qualità, internazionalizzazione e sensibilità per essere un indiscusso punto di riferimento in Italia nel settore delle macchine per la rifinizione delle pelli e dei materiali sintetici. Eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, rifinizione delle pelli. Premio assegnato a Gemata, complimenti. Gemata, mi dicono, Gemata. Io l'ho fatto sdrucciolo. Siamo in compagnia dell'ingegner Gianni Maitan, amministratore delegato di Gemata, che questa sera si è aggiudicata il premio come eccellenza dell'anno innovazione e leadership nel settore della rifinizione delle pelli. Buonasera ingegnere, buonasera, un commento a lei, a caldo a su questa vittoria. Soddisfattissimo, molto contento, sono contento non solo per me stesso ma anche per tutti i miei collaboratori che si danno da fare per tutto l'anno per ottenere questi risultati. E noi da anni siamo leader al mondo nel settore della rifinizione, e praticamente l'abbiamo ottenuto con sforzi in anni di lavoro e siamo orgogliosi che finalmente sia stato riconosciuto un prestigioso premio per tutto quello che abbiamo fatto. Per diventare eccellenza dell'anno sicuramente innovazione, internazionalizzazione e sostenibilità sono stati fattori caratterizzanti la vostra attività. Qual è stato l'impatto per la crescita? Le dirò che sono fondamentali. Io fra l'altro sono appassionato di animali, appassionato di natura. La prima cosa che ho fatto quando sono entrato in azienda, ho cercato di lavorare per fare macchine a basso impatto ambientale. Praticamente sono macchine che rifiniscono la pelle, la rifinizione è l'ultima fase di lavorazione della pelle quando viene dato il prodotto chimico sulla pelle. Con le nostre macchine abbiamo sostituito una rifinizione molto impattante perché veniva una dispersione notevole di prodotto chimico, mentre con le macchine a rullo Gemata riusciamo a eliminare pressoché tutto il prodotto inquinante che veniva emesso prima. E questo è stato il nostro sforzo continuo di innovare sempre con l'obiettivo di far macchine a basso impatto ambientale e a basso consumi di energia e a basso consumo di prodotti chimici. La maggior parte delle macchine sono state vendute all'estero e continuiamo a vendere all'estero con un 85% di fatturato che va sull'estero e questo ha fatto sì che la nostra azienda ha continuato a crescere anche quando aziende italiane che erano solo focalizzate sul mercato italiano soffrivano. Immagino siate già proiettati al futuro, quali sono i nuovi traguardi che intendete raggiungere? Allora, a parte macchine nuove nel settore della rifinizione della pelle, quindi stiamo studiando, abbiamo un ufficio tecnico ben fornito di ingegneri, siamo 20 laureati su 105 dipendenti in azienda, quindi una percentuale di laureati molto elevata, però stiamo guardando ad altri settori, abbiamo diversificato, siamo entrati qualche anno fa nel settore della rifinizione del vetropiano e stiamo pensando anche di entrare nella rifinizione delle lastre di materiale ceramico, praticamente con delle stampanti digitali per disegnare le grandi lastre di ceramica che vengono poi utilizzate per fare tavoli, per fare cucine economiche e questo sarà un altro argomento futuro che spero ci faccia crescere ulteriormente.